Dopo il miglior primo tempo della stagione in cui l'Arezzo Calcio Femminile ha giocato alla pari contro la capolista Lazio, le ragazze Amaranto cedono nella ripresa sotto ai colpi della formazione biancoceleste che alla fine riesce a imporsi al comunale per 3-1 al 26esimo vantaggio Amaranto con Ceccarelli, poi le reti della Lazio di Vulderdorf e Palombi. Il più grande dispiacere è proprio questo, aver visto un primo tempo come quello di oggi, chiudere la partita e perderla così, c'è grande dispiacere, perlomeno da parte mia. Abbiamo fatto bene il primo tempo, abbiamo giocato discretamente un buon calcio, chiudendo la Lazio, chiudendogli tutte le situazioni, ripartendo bene, avendo due o tre occasioni importanti, potevamo probabilmente chiudere il primo tempo anche 2-0. Il secondo tempo, come ci succede spesso, rientriamo, c'è, non lo so, forse un calo di attenzione, il primo gol proprio viene da questo, perché è una situazione che poteva essere già finita e chiusa, nel momento in cui è partita si è innescato un meccanismo e abbiamo subito un gol, diciamo, alquanto non so neanche come commentarlo, perché era un'azione che non aveva avuto nessuna storia, mentre il secondo ha fatto un grandissimo gol e il terzo lo stesso, quindi lì c'è poco da dire. Quando una calciatrice fa un colpo del genere, diciamo che non è che ci sono grandi soluzioni o grandi situazioni tattiche per poterla contrastare. Dispiace perché la squadra ha lottato, ha corso, ha cercato di fare il massimo fin dai primi minuti. Sappiamo che la Lazio ha grande qualità, l'ha dimostrato. Onestamente oggi per la prima volta sono dispiaciuto, perché dopo un primo tempo così onestamente speravo di tornare a casa con un risultato un po' diverso. Io credo che arriva il momento che bisogna anche guardarsi dietro, perché ora è arrivato il momento di fare punti, perché giocare bene sia importante, però dobbiamo far punti. Le altre ogni tanto vincono, è vero che hanno avuto, tra virgolette, sulla carta partite più semplici, ma partite semplici non ce ne sono, e quindi bisogna incominciare a fare dei punti importanti, perché se no diventa difficile, diventa dura fino alla fine. A volte perdere o fare qualcosa di buono e non riuscire a trovare i risultati, a volte può demoralizzare, e questo a lungo andare, sai, può portare un po' poco entusiasmo, che a volte l'entusiasmo aiuta ad avere un po' quel guizzo che magari quel numero 10 ha avuto in quel momento. Sì, è vero, poteva fare o non poteva fare, con il sé facciamo poco. Potevamo fare sicuramente meglio in tutti i tre gol, questo sì. Quindi c'è sempre da migliorare, dobbiamo cercare di fare qualcosa di meglio sicuramente.